Salve a tutti amici, sono Emiliano Babilonia. In questi giorni stanno riattaccando le persone con le armi ad energie dirette e stanno simulando dei stati febbrili. E questi stati febbrili li stanno facendo anche su di me perché mi alzano delle frequenze della temperatura, mi bruciano gli occhi, mi creano sovrapposizioni di suoni all'interno del cervello o infrasuoni attraverso le frequenze dei 50 Hz. Infatti durante la notte non riesco a dormire, mi surriscaldano e mi raffreddano il corpo di continuo, e questo trattamento disumano di sperimentazione e attestazione di armi ad energie dirette per far credere che ho uno stato di influenza lo fanno da moltissimi anni. Sentite che cosa dice anche il grande Corrado Malanga su queste mie ricerche, su queste mie teorie. In questo grande calderone che è il mind control, cioè ci sono delle armi soniche, subsoniche, infrasoniche che se proiettate contro il nemico non si accorge di sentire, di ascoltare una musica, perché magari è infrasonica, quindi te non la senti, ma in realtà il tuo cervello in qualche modo ne viene colpito e il soggetto si sente male, vomita, non è più in grado di combattere, ha delle crisi, vede delle immagini nel cervello che non esistono, così come ci sono progetti che si possono vedere anche su internet, sempre di natura militare, producano delle vibrazioni, cioè dei suoni, che ti fanno vedere lo slide show nel cervello che non esiste, ascoltare un suono che non c'è e farti cambiare umore. Sono tutti progetti che sono per comprendere che il suono ha qualcosa a che fare con il cervello. Il suono e vibrazione, tu incontri un malintenzionato, un militare di turno, il quale sa e conosce bene questo aspetto della biologia del cervello e produce un suono che ti copra il tuo, te lo equalizza, te lo annulla, quello che tu hai prodotto, che potrebbe essere uno stato estatico, uno stato di piacere, uno stato di gioia, viene distrutto, eliminato, stravolto e modificato da agenti esterni prodotti da altri. In questo contesto è chiaro che da quando il mondo esiste i governanti non hanno mai voluto che tu capissi qualcosa. Ci sono in giro nell'ambiente delle fonti di radiazioni che non sono proprio quelle giuste per te, ma che in qualche modo disturbano la tua coscienza, la tua capacità di comprendere delle particolari onde cerebrali che trasformano la ghiandola pineale in una ghiandola che secerne melatonina e serotonina e che producono variazioni psicologiche, psicosomatiche molto gravi. Poteva produrre di tutto, alle malattie più strane, ai momenti di confusione. Mi ricordo tantissimi anni fa, alcuni lavori scientifici all'Università di Pisa presero degli studenti, li pagarono perché i poverini non sapevano come recuperarli, li misero in una stanza e li bombardarono con alcune onde a 50 Hz di frequenza e i soggetti cominciarono ad avere analgesia all'apparato dentario, non sapevano più dove erano, non sapevano in che tempo erano. Insomma, e se noi sappiamo queste cose, sappiamo anche difenderci dalla musica cattiva. Se non sappiamo queste cose, qualcuno ci offre della musica che non è proprio tonica per noi. Cari amici, avete potuto sentire le teorie e le ricerche di Corrado Malanga, che sono le mie stesse ricerche che sto facendo da molti anni, che veniamo bombardati con delle frequenze che creano delle sintomologie influenzali sul nostro corpo e che in realtà queste influenze sono le attestazioni delle armi ad energie dirette che creano dei stati di surriscaldamento del cervello, di bruciori all'interno degli occhi, di dolori sotto sul corpo, che vengono definiti stati influenzali, stati di febbre, ma che in realtà sono simulazioni di frequenze fisiologiche che vengono clonate sul corpo di persone malate o persone in stato di influenza reale, e poi le stesse frequenze cronate attraverso elettroencefalografi transcranici rivengano riprodotti direttamente sul nostro corpo per simulare lo stato di febbre, lo stato di
patologia, voi dite a che cosa serve tutto questo? Tanto semplice, prima per attestare le armi ad energie dirette ad onde convogliate satellitari, secondo per farci comprare farmaci, e le industrie più influenti nel territorio nazionale italiano sono proprio queste: la vendita di armamenti militari e la vendita di farmaci, che fanno guadagnare a società massoniche, al braccio armato degli Illuminati, miliardi e miliardi di euro tutti i giorni sulla povera popolazione italiana, sulla povera popolazione europea e anche mondiale. Un saluto a tutti da Emiliano Babilonia.